Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Amici biker, benvenuti nella mia rubrica Prepara la bici vincente. Nella prima puntata vi spiegherò come migliorare la sospensione posteriore senza andare a spendere soldi nell'ammortizzatore. La prima operazione da fare è smontare ruota posteriore e ammortizzatore. Su questa bici è molto semplice smontare l'ammortizzatore perché è montato lateralmente sul telaio. Queste sono operazioni che il biker deve riuscire a fare da solo. Già a vedere se sul carro ci sono degli attriti. In questo caso sulla biella si muove decisamente male, il resto del carro sembra abbastanza libero. Lo scopo di questo video è ripristinare la normale scorrevolezza dei cuscinetti anche dopo mesi di lavoro, soprattutto in condizioni di fango ed acqua. Io mi limiterò a farvi vedere solo alcuni dei cuscinetti, visto che un carro di una moderna mountain bike è dotato di numerosi. Vi farò vedere i principali, che sono, ve li indico, sono questo e questo, quelli che si sporcano di più in quanto la ruota posteriore ci riversa sopra il fango e l'acqua proveniente dal terreno. Il mio consiglio è quello di lubrificare un cuscinetto alla volta, o meglio due cuscinetti, uno contrapposto all'altro ovviamente. Tolte le viti possiamo iniziare lo smontaggio. In questo caso vi faccio vedere meglio, ecco, questi sono i due cuscinetti che vanno lubrificati. Questa è la parte interna, vedete lo sporco che si accumula. E questa è la parte esterna, quella su cui noi andremo ad intervenire. Adesso vi farò vedere come. È molto importante, ricordatevi la posizione in cui stanno i distanziali. In questo caso vedete che c'è una piccola tenuta che deve essere dal lato del cuscinetto. Ricordatevi questo quando poi andrete a rimontarlo. La parte interna invece è fatta in maniera completamente svasata e non vi potete sbagliare quando la rimonterete. Questa che farò adesso è la parte più delicata dell'operazione. Vi serve un piccolo taglierino. Fate molta attenzione perché rischiate di rovinare la tenuta in gomma del cuscinetto. Però questo è fondamentale per la lubrificazione di tutto il carro e quindi per il corretto funzionamento. Dovete voi togliere la schermata che protegge le sfere dall'acqua. Ecco, in questo caso è venuta via benissimo. Come vedete, l'interno del cuscinetto è abbastanza sporco, il grasso è diventato di un colore piuttosto scuro. Questo è dovuto all'umidità che comunque entra all'interno dei cuscinetti nonostante la schermatura. Però con l'operazione che andremo a fare eviteremo anche l'ingresso dell'umidità all'interno del cuscinetto. Puliamo per quanto possibile anche l'interno del cuscinetto. Mettete del grasso all'interno delle sfere del cuscinetto, cercate di metterne il più possibile. Questo perché la presenza del grasso eviterà l'ingresso dell'acqua all'interno del cuscinetto, mantenendolo efficiente e scorrevole per più tempo. Mettiamo la schermatura, vediamo il grasso in eccesso che esce fuori.
A questo punto potete provare a ruotare il cuscinetto per verificare che non ci siano attriti. In questo caso gira benissimo. Potete passare al successivo. Io vi consiglio anche di togliere il grasso in eccesso, perché questo comunque rimane all'esterno del cuscinetto e vi farà solo accumulare sporco. Quindi lasciare giusto un velo di lubrificazione e basta, il resto toglietelo. Andiamo a rimontare gli spessori, quello esterno nel verso giusto e quello interno. Questo cuscinetto è pronto per essere rimontato, adesso passiamo all'altro. Ingrassare i perni con un leggero filo di grasso. Rimontate completamente i cuscinetti appena lubrificati prima di passare alla coppia successiva. Passiamo ad altri due cuscinetti, in questo caso sono quelli che tra l'altro facevano pure più attrito e quindi avevano un maggior bisogno di una manutenzione. Di fronte ad un cuscinetto che non scorre bene assolutamente, serve del WD-40 che lo andrò a spruzzare a pressione all'interno del cuscinetto. Questo serve solamente a pulire l'interno del cuscinetto, non serve assolutamente a lubrificare. Farò ruotare il cuscinetto, in questo caso mi aiuto con questo attrezzo in plastica. E vediamo che è già migliorato notevolmente. Prima di mettere il grasso toglierò tutto il WD-40 dall'interno del cuscinetto. Mi aiuto con un compressore. Vi ricordo che il WD-40 è un lubrificante dannoso per le tenute in gomma, quindi non usatelo mai dove ci sono delle guarnizioni. In questo caso c'è la schermatura del cuscinetto che è in gomma e se io lascio il WD-40 all'interno del cuscinetto potrebbe danneggiare la gomma. E la vado a riempire di grasso come ho fatto sugli altri cuscinetti. Adesso il cuscinetto gira veramente come se fosse nuovo. Possiamo quindi rimontare la schermatura. Adesso possiamo rimontare la bielletta. Possiamo già vedere che gli attriti che c'erano prima adesso non ci stanno più. Questo va tutto a beneficio del funzionamento della sospensione. In questo caso, che si tratta di una Specialized Stand Jumper FSR, i cuscinetti da lubrificare sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. In questo punto ce ne stanno due di cuscinetti contrapposti l'uno all'altro e vanno lubrificati entrambi. Ed altri due dalla parte opposta per un totale di 12 cuscinetti. Potete già verificare l'aumento di sensibilità della vostra sospensione e l'ammortizzatore che andrete a montare sulla vostra bicicletta lavorerà in maniera ottimale. Le operazioni sono concluse e potete rimontare l'ammortizzatore sulla vostra bicicletta. Io vi consiglio di effettuare questa operazione da soli sulla vostra bicicletta. Non vi affidate a dei meccanici esperti. Loro purtroppo devono guadagnare e devono fare le cose con un certo ritmo. Questa invece è un'operazione che va fatta con la massima calma. Spero che questo video ti sia piaciuto. In questo caso metti like e iscriviti al mio canale
Io in futuro farò altri video come questo con un unico e chiaro scopo, quello di rendere la tua bici più veloce. A presto! Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act.